Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è mercoledì 2 marzo 2022. Ho un allenamento combinato che servirà per simulare quello che andrò a fare domenica. Cosa c'è domenica? Domenica c'è la mia prima gara di duathlon. È un duathlon sprint, quindi si faranno 5 km di corsa, 20 km in bici e altri 2,5 di corsa. L'allenamento di oggi servirà per prendere confidenza con queste discipline mescolate insieme. Vi confesso che non ho mai fatto una simulazione per quanto riguarda le transizioni nelle zone cambio. Perciò oggi sarà un esperimento e sarà tutto nuovo anche per me. Ho fatto qualche ricerca in autonomia, mi sono fatto spiegare bene da Alessio cosa bisogna fare, ma soprattutto cosa non bisogna fare nella zona cambio. Cercherò di simularlo il più possibile sperando di non fare errori, ma la grossa novità di oggi è che proverò delle cose nuove: i calzini e soprattutto le Carbon X2, tutte cose che mi sono state regalate dalla mia ragazza per il compleanno. Come già sapete, in gara non bisogna inventarsi niente, bisogna arrivare in gara con tutte le cose già provate e riprovate. Non ho molto tempo per provare tutto, ma tra oggi, domani e venerdì cercherò di fare un po' di rodaggio alle scarpe e vedere come vado. Non ho ancora il body da gara, che utilizzerò sicuramente domenica, lo dovrei prendere domani. Perciò avrò venerdì e sabato per fare un ultimo allenamento e qualche prova tecnica per provare poi tutto quanto l'abbigliamento nel suo complesso. Sono davvero curioso di provare queste scarpe. Dai, adesso mi cambio. Come vi dicevo, non ho ancora il body da gara, perciò mi sono messo con il classico abbigliamento da bici, innanzitutto perché è l'unico paio di pantaloncini imbottiti corti che ho e poi perché tra poco dovrebbe iniziare a fare buio, perciò è meglio che mi metta una maglia ad alta visibilità per andare in strada. E ora andiamo a preparare la bici. Vado piano, mi scaldo un po'. Intanto la prima sensazione della scarpa è ottima. Sento una risposta incredibile. Adesso ottima sensazione, poi farò una recensione dettagliata. Sembro veramente un professionista, eh? Guardate che roba! Non riesco ad allacciarmi le scarpe. Adesso ultimi 10 minuti di corsa. Finito. Come sono messo? Oddio, che faccia, ragazzi. Uno zombie. Vabbè, dai. Vado a farmi una doccia, recupero 2 minuti e poi vi do le mie impressioni a caldo. Ok ragazzi, mi sono ripreso più o meno,
Impressioni a caldo: la prima è che fa freddo, siamo a marzo, sono uscito e fuori facevano circa 6 gradi, ma è freddo. La gara sarà fra qualche giorno a Foligno, sarà freddo anche lì, probabilmente la temperatura sarà sotto gli 8 gradi, anche perché guardando le previsioni da oggi a domenica ha messo anche qualche fiocco di neve. E la cosa un po' mi preoccupa, perché dalla vita in giù non ci sono problemi, anche con il body sgambato vado tranquillo. Il problema è dalla vita in su, non tanto quando corro, perché ho visto che con una termica vado bene, ma è per la parte in bici, perché ragazzi è freddo e quando vado in bici lo sento tutto. La termica ho appurato che non basta, perciò dovrò valutare se mettermi qualcosa di più pesante tipo un pile, oppure trovare un antivento leggero da mettermi al volo quando passerò dalla corsa alla bici. Un'altra cosa che ho notato è che il Duathlon Sprint è uno sprint, è una gara velocissima, specialmente i primi chilometri, sono 5 km di corsa da fare subito e sono da fare velocissimi, a bomba. Questo cosa comporta? Comporta un riscaldamento importante. Credo che dedicherò molto più tempo a riscaldarmi che non per fare i 5 km della gara. Ho fatto anche la prova oggi partendo pianino, ovviamente, perché non mi ero riscaldato prima, ma effettivamente ho bisogno di fare un riscaldamento muscolare molto accurato, perché voglio evitare in tutti i modi di farmi male. Per quanto riguarda calzini e scarpe sono super soddisfatto, la mia ragazza mi ha fatto un regalone, sono stracontento, e questa qui è stata l'ennesima prova di quanto avere l'attrezzatura buona faccia la differenza, o comunque contribuisca molto in termini di prestazione. Vi farò un video accurato sulle scarpe, anche perché ho notato diverse cosette che le rincontre non avevano, o comunque delle belle differenze fra le scarpe che ho usato fino adesso, e secondo me potrebbe essere simpatico fare un ulteriore confronto fra le Carbon X2 e le rincontre. Passiamo agli allenamenti della settimana. Inizierei da domenica, perché ho fatto una bella garetta, c'è stata una gara collinare 12 km all'insegna del freddo, del vento e della pioggia negli ultimi 500 metri finali. Sono riuscito a chiuderla sotto i 48 minuti, mi sono anche piazzato bene, ho fatto un ottavo posto assoluto e sono arrivato anche primo della mia categoria. Wow! Allora, classificato con il numero 171, Giulietti Andrea della Run Cut. E la cosa mi ha fatto estremamente piacere. Ragazzi, fidatevi, l'allenamento ripaga sempre. Lunedì ho fatto una sessione di nuoto in piscina e tutto il lavoro specifico lo trovate qua sotto. Martedì invece sono salito sui rulli, ho fatto un'oretta complessivamente, anche qui è stato un bel allenamento. Mercoledì, cioè oggi, ho fatto questo allenamento combinato, corsa bici corsa, in vista della gara che farò domenica, il mio primo duathlon, ve lo ricordo. Domani è in programma una sessione di nuoto, credo che la farò in pausa pranzo. Per venerdì invece è stata pianificata una sessione di corsa, non so bene che lavoro andrò a fare, ma sicuramente proverò tutto quanto l'abbigliamento che poi andrò a portare in gara, tra cui il nuovo body, non vedo l'ora di farvelo vedere. Sabato riposo, lo utilizzerò per preparare tutta quanta l'attrezzatura per domenica e per mettere a punto ogni cosa, cercherò di farlo in maniera maniacale per non lasciare niente al caso. E domenica ragazzi, il mio primo duathlon a Foligno, non vedo l'ora, sono gasatissimo. Cercherò di portarvi con me in gara e nel prossimo video vorrei provare a raccontarvi questa gara e cercare di farvi vivere il più possibile le emozioni che proverò anch'io. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piace quello che pubblico e se vi piacciono i miei contenuti. Bene, noi ci vediamo nel prossimo video e se per caso passate per Foligno domenica prossima, fatemelo sapere che ci incontriamo e ci salutiamo. Ci vediamo presto. Ciao! Thank you.